gente, un nuovo video. Oggi propongo un nuovo progetto Conky che ho chiamato Conky Weather Full HD. Full HD inteso per monitor 1920-1080. Allora, non farò l'aspirazione da zero per ogni singolo Conky, in quanto il progetto è praticamente identico a quello precedente, è stato solamente modificato. E quindi spiegherò solo le modifiche fatte. Per il resto vi metterò nella descrizione il link al relativo Conky precedente. Vi andate a leggere tutta la spiegazione e quello che vi serve sono sempre le solite cose: Python, pip, e poi quello che vi servirà per le cose nuove ve lo dirò nel video relativo. Quindi andiamo a vedere su Google Drive il progetto. Ecco, troverete il link a questa cartella Conky Weather Full HD, vedete qui sulla sinistra. All'interno c'è questa roba qui, i soliti file Conky, questi qui, e la cartella appunto Conky. Voi copiate tutta questa roba all'interno della vostra home. Se la vostra home si chiama Pippo, voi copiate tutto in barra home barra Pippo. All'interno di punto Conky è tutto uguale come l'altra volta, c'è il font, c'è il coso moon, c'è il weather, e qui continua sempre uguale, identico al solito vecchio progetto. OS logo e DE logo sono immagini di default, ovvero voi potete sostituire queste immagini con quelle del vostro sistema Linux, lasciando ovviamente il nome uguale. Questo è quanto. Quindi andiamo a vedere in questo video il Conky di sistema, il sistema monitor. Eccolo qui, lo vedete a sinistra, non è niente di che, è un Conky base che ho lasciato giusto per chi non lo avesse. Dunque, è così corto perché ovviamente qui c'è un solo disco fisso, come potete vedere, ci sono solo 5 processi e la mia CPU ha solo 4 core. Se voi avete 6 core, 8 core, 12 core, ovviamente il Conky si allunga. Se avete 2, 3, 4, 5 dischi, il Conky si allunga, e così via se aggiungete più progetti. Allora, andiamo a vedere il file. Un attimo che lo apro. Eccolo qua. Il file è come l'altra volta, non cambia niente. Qui all'inizio ci sono le configurazioni del Conky, poi c'è la CPU. Qui ci sono le varie CPU. Se avete più CPU o meno CPU, aggiungete o togliete righe. La memoria, i dischi. Ecco, qui sui dischi, ovviamente andate a rivedervi il video precedente su come fare. Io ho il disco principale che è SDD. Se voi avete un altro disco, cambiate e dovete ovviamente anche cambiare l'istruzione CAT in modo che risulti relativa al vostro disco. Qui sulla LAN c'è da mettere il nome della connessione se volete, e poi qui ci sono i processi attivi. Ok, chi avesse già un Conky che più o meno simile a questo, ovvero fino e lungo, più o meno le stesse dimensioni, può mantenere il proprio Conky, non c'è nessun problema. Basta che rispettiate qui la disposizione e le dimensioni. Allora, la disposizione e le dimensioni le vedete qui, qui c'è il gap e qui ci sono le dimensioni. Così non avete, se avete già il vostro Conky, non avete bisogno di tenervi questa schifezza che ho fatto io. Bene, allora per il Conky di sistema è tutto, vi lascio ovviamente tutto in descrizione e noi ci vediamo al prossimo video che parlerà del Conky Moon. E quindi alla prossima, ciao ciao.